di quella terra, è che è chiaro che c'è una, ci sono etnie storicamente consolidate, no? E quindi c'è ovviamente la parte a est dell'Ucraina, che, quella filorussa, che ha forti legami con l'Unione, con la Russia di oggi, no? La vicenda della Crimea adesso era paradossale, no? Sì. È chiaro che ricordiamo tutti la vicenda della Crimea, quanto fosse russa quella parte di Ucraina, no? E quanto fosse poco ucraina la Crimea. Quindi è chiaro che c'è un tema che riguarda l'autonomia dei territori, anche dentro un disegno di stati nuovi, ma che rispetto alla sovranità e quindi alla tutela delle etnie, delle religioni, della lingua, degli interessi economici, non è stata ben discussa quando si è spartito quel mondo là, no? E che non è mai stata risolta fino in fondo. E quindi noi abbiamo questo stato dell'Ucraina, con quella tensione, con la nuova Russia di Putin, ma anche... per via della pressione popolare delle manifestazioni, e anche se Europa deve decidere se ogni volta questa vicenda va affrontata in quel modo, no? Un governo, per noi dovevamo imporre il tema che ci fossero state le elezioni democratiche con l'Europa, l'ONU e la Russia, che insieme controllavano la regolarità di quelle elezioni, che avessimo aperto un tavolo per l'autonomia di alcuni territori, per una forte autonomia, concessione di autonomia per alcuni territori. E quindi, ripeto, dalle vicende della lingua, dalla religione, della scuola, delle attività industriali, delle attività, diciamo, di autonomia rispetto agli enti locali di quella zona, e quindi dall'autodeterminazione parziale, quantomeno, di pezzi di popolazione così grandi e così diversi. Tutto questo non c'è stato. E in una fase in cui c'è una Russia in difficoltà, perché parliamoci chiaro, una Russia in difficoltà economica, e tra l'altro l'idea della guerra fortunatamente la scampiamo in questo momento anche per questioni economiche. Avete visto le analisi che sono apparse in questi giorni di costi che la Russia non potrebbe sostenere, no? In questo momento. L'abbiamo scampata anche per questo, ma in una Russia che sta in difficoltà, che sente, diciamo, questa vicenda della NATO alle sue porte, così come noi sentiamo la vicenda della pressione dell'Unione Sovietica alle porte dell'Europa, perché ormai Polonia, i paesi che confinano con l'Ucraina, sono paesi a tutti gli effetti europei. E allora, se questo è, io penso che i ritardi dell'Europa, la superficialità di una lettura di quello che stava accadendo ha prodotto tutto questo. Ora, questa tregua è una tregua difficile da far reggere, secondo me, se non si passa subito alla seconda fase, che è quella che vi ho detto, quella della discussione di come si creano le condizioni perché l'Ucraina rimanga una nazione, ma che abbia al suo interno questa grande, diciamo, questione di autonomia di alcune zone, di come questa autonomia preluda il rispetto di tutti e come si ricreano le condizioni perché, diciamo, la gestione democratica della crisi, e quindi attraverso il fatto che si facciano le elezioni e i referendum, diciamo, anche annunciati, su come ci si autodetermina in quelle zone, trovi, diciamo, dentro un'ipotesi di accordo con tutti i soggetti, con l'Europa al centro del tavolo, così come è stato fatto, una soluzione. Vedo importante il fatto che in questi giorni almeno le armi pesanti, perché poi le schermaglie, leggo anche in queste ore, in alcune città ci stanno. Tra l'altro questa situazione delle città dell'est dell'Ucraina sta diventando anche una vicenda che, come avete visto, quasi diventa, non si bombarda più perché non c'è nulla più da bombardare, se poi avete visto bene le immagini, diciamo, gli aeroporti, le fabbriche, le stazioni ferroviarie, no? Avete visto diciamo le strade divelte, i ponti, quindi c'è un problema anche adesso di ricostruzione. E guardate che prima si fa, vi ricordate la vicenda della Bosnia,
la vicenda, no? che ancora più vicina a noi, accedere subito alla ricostruzione delle città, alla rimessa in campo della normalità, al fatto che si torni a lavorare, diciamo accelera anche i processi di pace. E quindi lì ci sarà un ruolo anche dell'Europa rispetto al fatto di dover dare una mano, probabilmente insieme ad altri, alla rinascita di quello che è, tra l'altro, un'azione importante, perché poi come in Ucraina ci passa il gas, ci sono le fonti energetiche, c'è il nucleare, non ci dimentichiamo che l'Ucraina è un paese nucleare, diciamo, quindi non, se posso dire, non c'è una priorità tra le due vicende, la Libia e l'Ucraina, ma io per la vicenda della pace mondiale ritengo più pericolosa la vicenda dell'Ucraina che quella della Libia e dell'ISIS, perché quello è un fenomeno in cui il mondo può trovare, diciamo, l'unità nel combatterlo, perché parliamo di terrorismo. La vicenda dell'Ucraina è per la pericolosità nei confronti della pace del mondo è di più elevata natura, secondo me. Questo è un punto su cui riflettere. Bene, Marco, senti, stiamo proprio agli sgoccioli. Se ci puoi dare qualche news sul Job Act, perché dobbiamo proprio chiudere. Sì, no, esatto, guarda, poi ne parliamo la prossima settimana, perché domani ci avremo i due decreti attuativi, perché Perfetto. Dopo il disegno di legge arrivano in commissione il 134 e il 135, che sono quello sulle tutele crescenti e quello sulla nuova ASPI. Quindi domani lo votiamo i pareri sostanzialmente, ci saranno delle osservazioni, in Commissione Lavoro stiamo ragionando di mettere delle condizioni e delle osservazioni, e siccome c'è stata la spaccatura anche al Senato all'interno della maggioranza, domani vedremo come va in Commissione questa discussione e il voto, e lunedì ne parliamo col decreto, Perfetto. Con le condizioni e con le osservazioni che metteremo e che rispediremo, diciamo, al governo, anche cercando di concertare domani con la presenza del governo in commissione quello che dovremmo appunto scrivere. Quindi sarò più chiaro su questo lunedì e ci facciamo magari una chiacchierata più approfondita sul risultato finale di questi primi due decreti. Perfetto. Va bene, Marco, grazie. Diciamo che è grande successo, perché in quest'ora e un quarto, quest'ora e mezza di trasmissione stiamo vedendo che gli ascolti sono saliti moltissimo, quindi questo significa che abbiamo fatto anche una bella discussione su degli argomenti finalmente che abbiamo trattato, Davide, che abbiamo discusso con Marco, insomma. Esatto, no, è stata una bellissima trasmissione e sono contento comunque che si potrà portare avanti ancora in futuro. E si parlerà ancora del nostro paese, che ripeto, il bel paese, e argomenti comunque che importanti, come quelli che sono riguardo le riforme in Italia e poi anche le guerre che sono in atto adesso, sul continente africano e non solo, anche quello europeo. Quindi positivo per chi ha ascoltato la portata in diretta e chi l'ascolterà poi in podcast, perché comunque ci sono state delle delucidazioni da parte comunque dell'onorevole Miccoli riguardo soprattutto il tema delle riforme e quello che è successo in Parlamento. E quindi, Marco, grazie a voi soprattutto. Ci diamo appuntamento lunedì prossimo. Senz'altro. Lunedì prossimo, ore 17. Lunedì con nuovi argomenti e nuove informazioni. Esatto. Esatto. Marco, ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao, grazie a voi, grazie Davide. Ciao, Marco. Ciao. Bene, allora Davide, andiamo alla conclusione, anche perché Club de Football, come si dice, incombe. E vogliamo ricordare dove i nostri amici possono riascoltare chi non ha potuto seguire. Esatto. Allora, ci possono riascoltare innanzitutto sul sito www.radioromafutura.it, sito che poi agli sgocci, cioè nel senso che comunque questo sito verrà a più presto cambiato con la nuova. Sì, è pronto Stefano Lello, esatto, il suo grande lavoro lo sta portando. Ha fatto un lavorone e chi poi avrà modo di visitarlo il nostro sito ne rimarrà soddisfatto. E poi vabbè, naturalmente su Spreaker.com, su cui noi ci appoggiamo, altrimenti ci sarebbe risultato tutto molto più complesso poter fare radio. E poi abbiamo comunque la nostra pagina Facebook, sia account che è Roma Futura, e sia comunque la pagina ufficiale della radio, che è Radio Roma Futura, qui invitiamo tutti quanti a visitare per rimanere aggiornato su tutto. E poi Twitter, @ Radio Roma Futura,
E quindi questi sono i modi per poter per poterci ascoltare, riascoltare e riascoltare ancora. E quindi e poi insomma trovate tutti i post di Davide Di Carlo, hashtag proviamo hashtag a essere un pochino cerchiamo un pochino di far vivere la pagina. Esattamente. Va bene, chiudiamo con una canzone, Chiamami Ancora Amore, di Roberto Vecchioni, scelta da Davide Di Carlo. Esatto, che ripetiamo ha vinto Sanremo, il 61esima edizione, se non sbaglio. Sì, non lo so, io non ho mai seguito Sanremo, quindi non so che dirti. E quindi facciamo, non abbiamo proprio una sigla iniziale e una sigla finale, andiamo un po' sulla musica italiana, visto che si chiama Viva la Repubblica, i nostri grandi cantautori. Poi io poi sguazzo su queste cose, tra De Gregori, De André, esatto, Vecchioni, eccetera. Va bene, allora ringraziamo come sempre Marco Miccoli per insomma per la presenza, per l'idea insomma di essere l'ospite fisso di questa trasmissione. Come detto, nelle prossime settimane insomma ci saranno anche altri contributi dalla Camera dei Deputati, altri ospiti, altri parlamentari che Marco ci porterà qui come ospiti. Bene, Davide Di Carlo, che insomma che dire, chiudiamo, che dire, viva l'Italia e viva la Repubblica, che vuoi viva dire? Italia, viva Roma. Bene, allora lasciamo a Club de Football con il sottoscritto, mentre Di Carlo ha questioni da andare a risolvere, esatto, verso l'aeroporto di Fiumicino. E quindi niente, poi dopo Club de Football c'è il cilindro rosa e poi il nido delle aquile. Arrivederci e buona serata. Ciao a tutti. Da questi signori del dolore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche stasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.